E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Little Nightmares 2. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui vediamo di raggiungere almeno gli 80 like ragazzi per il prossimo episodio. Ed eccoci qua di ritorno. La volta scorsa vi ho detto che effettivamente la prima parte ragazzi l'avevo praticamente già giocata perché era quella prima parte ad essere stata messa come demo. Ok, disponibile quando l'avevano pubblicata. Per cui da questo momento in avanti, ragazzi, veramente sarò in blind run. Non so assolutamente più niente, ok, di questo gioco. Per cui eravamo riusciti ad arrivare qua, eravamo riusciti a sfuggire a Saccomen, così l'avevo chiamato, mi sembra di sì. E la volta scorsa avevo detto, ragazzi, di darmi qualche suggerimento riguardo un possibile nome per il nostro piccolo protagonista, che comunque di per sé, ragazzi, si chiama già Mono, ok? Ha il suo nome, questo lo sappiamo. Però Sniper Pix mi ha suggerito un paio di nomi che mi sono piaciuti particolarmente. Mi aveva suggerito o Bobo o Gino. Ok, sono entrambi veramente molto carini, ragazzi. Io direi che Bobo forse ricorda un po' troppo Mono, cioè ricorda un po' troppo il suo nome originale, per cui penso proprio che lo chiamerò Gino, così ogni volta gli potrò dire bravo Gino, ok? Chi coglie la citazione sta 100 anni avanti. Allora, eccoci qua ragazzi, per cui non perdiamo più tempo, andiamo avanti e vediamo un attimino che cosa possiamo fare. Allora, la piccola Six forse ci sta suggerendo che di sotto non si può andare, probabilmente. Però se io tirassi questa corda, lei probabilmente avrà la possibilità di saltare e arrivare fino a lì. E adesso come fa? Scusa, Gino! Minchia, regalo, ho fatto volare malissimo. Sì, ma... Quindi premi triangolo per chiamare. Ok, però adesso tu devi ricambiare un pochettino il favore, stella mia, perché... Ok, lei ci afferra, lei ci afferra, io mi affido a te, Six, e... Oh, ammazza quanta fiducia, raga, questo è stato proprio un salto della fede, porca miseria, per cui va bene, va benissimo così, dai, grazie Six per l'aiuto, so benissimo che io l'avevo chiamata Sol, ragazzi, ma ora come ora sinceramente preferisco chiamarla col suo nome originale, quindi chiamarla Six. E tanto comunque il nostro piccolo protagonista l'abbiamo già soprannominato Gino e ci va benissimo così. Allora, vediamo un po' cosa ci serve. Questa gabbia, qualcosa servirà, ma probabilmente... Oh! Scusa Gino, mi chiamo ogni volta ragazzi, sarà una tortura per voi questo, io già vi avviso, già vi avverto perché sarà così tutta la serie, eh? Sarà davvero così tutta la serie ragazzi, per cui... Oh, il nostro caro Saccomen mi sa ragazzi che è nei paraggi, per cui cerchiamo di fare attenzione. E infatti è proprio lì, dove vai Six che ti avventuri con quella prepotenza? Direi di correre, direi di correre. Ma visto... porca miseriaccia! Signore! Signor Sacco! Stia tranquillo! Minchia, sali, 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 sali! Forza Gino! Forza Gino! Fermo là! Minchia, c'è da dentro, raga, con la doppietta, porco dinci zio! Ce l'hai il porto d'armi? Io me auguro di sì. Ma adesso ci... Oh! 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 Su, su, su! Stai buono! Stai buono col fucile di mortacci tua, regà. Sentite la musica, da notare la musica, regà. Non tralasciamo la musica. So che non riuscite forse tanto bene a sentirla perché io sto gridando come una disperata. Io non ce l'ho. Oh, non si dà per vinto. Direi di nasconderci. Brava Six, questa è un'ottima idea. Caspiterina, sei agguerrito lo stronzo. Senti, perché non vai a trovare altre case da infestare? Non lo so cosa fai. Io sinceramente non è ci tenessi molto, a navigare in questa melma immonda e orripilante. Ma vabbè, raga. Tocca salvare la pelle e trovare qualsiasi modo. Minchia, non riesco manco a saltare, raga, per quanto è spesso sto fango schifoso. Me fai salì te, come famo?
No, non credo. Mi sono persa qualche dettaglio già, direte voi. Ammazza, già ti sei persa il dettaglio. Andiamo proprio bene, regà. Iniziamo proprio alla grandissima, direi. Dove cazzo devo andare? Immergersi nella poltiglia più nera. Ah, forse devo passare sotto. Ah, ok. Attenzione. Roba immonda, putrescente, marcescente, schifosa. Definitela come cacchio vi pare, regà. Che puzza, puzza tantissimo, perché questa sembra proprio una palude. Ha tutto l'aspetto di una schifosissima... Emma ha visto, Emma che palle, porca miseria, ragazzi. Mizzica, come mi ha sparato senza alcuna pietà. Sacco, io te dovrei consigliare di andare un pochettino in terapia, magari, perché potrebbe essere il caso. Potrebbe essere il caso di fare una visitina dallo psichiatra. Io suggerisco per te, cioè per il tuo bene, per la tua salute mentale, per quanto io non continuo a non capire che forma abbia la tua testa, ma quella è un'altra roba, quella è proprio anatomia, qua non c'entra la psichiatria, è un'altra roba, però un cuoricino, c'è un cuore, ragazzi, inciso sulla corteccia di quest'albero, da notare. Che famo, tiriamo su, che dobbiamo fare? Ah no, tiriamo giù, buttiamo giù, siccome non c'è sta da già la caccia, no, giustamente. Ah, che devo fare, ce lo passa sotto io, aspetta Six, e spingo, spingi, E che cazzo? Ah, ok, cioè serve come riparo. Sta buona? Ok, spara sto cazzo. Merda, non mi prenderai mai. Io vado oltre, andiamo oltre, Six. Non ti curar di lui, ma guarda e passa, vai avanti. Attenzione, corvacci de merda. Ci volete fare scoprire, l'ho capito. Dite che state a complottare per farci scoprire, che almeno me ne faccio una ragione e mi regolo di conseguenza, perlomeno, no? Eccala. E secondo voi è il corvaccio, regà, anzi i corvacci non avviseranno Mister Sacco della nostra presenza? Se magari però camminiamo ecco qua. E che cazzo, ma che è, corri. Buono. Spara sto cazzo, spara, continuo a dirlo. Via, dentro. Oh, oddio, chiudi. Siccome non è abbastanza grosso da poterla sfondare. Ah, ha messo la... No, dai Six, sei un genio, cazzo. Ci ha messo pure la sicura. Oddio. No, stavo vedendo se c'era qualcosa di collezionabbile, ma... No, non ci posso credere. Te sparo in bocca, te sparo. Arrivo. Io, tu mira, tu prima, mira. A parte il fatto che quando ha sparato, mi ha sparato una laggata, regà, che porco d'inci, ha un attimino spezzato il pathos della situazione, ma... Azzo. Questo, regà, secondo me è un grosso passo avanti, perché nel primo, se non erro, non avevamo mai potuto davvero aggredire un nostro nemico. Avevamo potuto soltanto nasconderci, scappare. Qua, regà... Gli abbiamo fatto un buco in pancia che è grosso così, cioè non so se, Così vediamo, caro il mio sacco, man, se te decidi a lasciarci in pace. Porca zozza, raga, che roba. Che roba, signori, che roba. Sono veramente stupite, ragazzi. Però aspetta un attimo, Six, scusa un attimo. Fammi dare un'occhiatina. Qua intorno, vediamo se c'è qualcosa... di nascosto, perché comunque mi è stato detto che le ombre, tra l'altro, ragazzi, eccetera, sono in posti veramente molto ben nascosti. Infatti già ne ho perse, credo, qualcuno. Aspetta che ti aiuta a spingere. Aspetta. Vieni. E spingi. E via. La porta. Come su Titanic. No, non ci stiamo in due, Jack. Rose, lo sapevo che eri proprio una bottana. E lo lascia morire congelato. Però noi no.
Non so se questo può essere definito a mare aperto, ragazzi. E tutti sti televisori? Che succede? Dov'è Bugo? Oddio, un pessimo presentimento. Che succede? Cos'è? Una città? Che cos'è? Tra l'altro perché i palazzi si piegano come se fossero goleador? What the fuck? Oh mio Dio! Cioè, raga, come cazzo è stato fatto bene sta cosa? Quello è un bambino? È un ragazzino? Un bambino? Che cazzo? Che c'hai? Che c'hai? Ehi, ragazzino, yuhu. Oh, che fa? Ho visto bene, raga. Muoveva la testa in una maniera, direi, abbastanza... Ehi. Ma è l'ombra. Ah, ok. Raga, sto a dormire pure io. Pensavo fosse un ragazzino in carne ed ossa. Invece era l'ombra. Ma che cazzo... What the hell? What the fuck? Raga, sono veramente abbastanza interdetta, ma nel senso positivo, del termine, perché... Cioè, a parte da notare questa inquadratura da lontanissimo, giusto per ricordarci che siamo minuscoli in un mondo gigantesco rispetto a noi, cioè... Wow, va bene. Ok. Non so veramente cosa aspettarmi, ma vediamo un pochettino se qui da qualche parte c'è qualcosa di nascosto prima di andare in quella porta, ragazzi. Però più in qua di così non mi sembra di poter andare, per cui qui non c'è niente. No, non mi fa andare più di così, ragazzi. Ok. Molto probabile, ragazzi, sicuramente che io mi perderò, insomma, cappelli, ombre, vari cazzi, come è successo già, però. È così che deve andare, evidentemente. Ok. Raga, perché sto vestito fatto così mi ha ricordato da morire? A parte che perché sono diventata così schifosamente scura, non lo so, però vabbè, fino a un attimo fa c'era una luce. Perché questo vestito fatto così mi ha ricordato spaventosamente lo Slenderman, ragazzi? Infatti ci sono rimasta appena un attimo proprio da merda. Ho detto, ma che cazzo? Mortacci tua. Ok, mi fa proprio senso quella cosa lì rinsecchita, appesa. È abbastanza angosciante, direi di andarcene. Minchia, raga. Ok.
La cosa si fa interessante. Perché bisognerebbe vedere perché c'è della carta igienica qua fuori, ma che cazzo? Stavo per dire, bisognerebbe vedere quanto è esplorabile tutto questo. Però l'ambiente ti dà proprio regà l'idea di enormità. A me perlomeno mi dà questa impressione qua. Però suppongo proprio che l'unica cosa che dovremo fare e entrare in questa finestra. Anche se sinceramente l'idea di entrare dentro sti edifici. Ma raga, ma che cazzo? È come se la gente fosse evaporata. Lì dov'era? Tra l'altro. Com'è possibile? Non mi posso appendere qua, ok. Pensavo di poter salire sul bancone, sinceramente. È molto inquietante. È molto inquietante tutto questo, eh. Va bene, fatemi vedere se c'è qualcosa qua dietro. Sembrerebbe di no, va bene. Sono abbastanza angosciata, ragazzi, perché sinceramente non so tanto cosa aspettarmi. E la sensazione è veramente bruttissima, tra l'altro. Che è tutto così assurdo. Cioè, perché poi tra l'altro questi televisori ricorrenti? Non lo so. A parte che nel primo, ragazzi, se vi ricordate bene, avevamo la possibilità comunque di usare l'accendino per farci un po' di luce. In questo caso non possiamo. Non è che posso appendermi, no. Ci sono passata letteralmente attraverso. Va bene. Andiamo, Six. Fammi strada, fammi salire. Grazie. Benissimo. Opla. Ti aspetto dall'altro lato. Quel cappio dovrebbe essere per me, no? Che cos'è? Una sorta di messaggio subliminale del tipo impiccati adesso prima di pentirtene quando sarà troppo tardi. Non lo so. Qualcosa dovrà servire. Ok, niente da fare. Scusami, scusami Gino. Scusa Gino, me ne stavo scordando. Scusa Gino, non volevo, non volevo. È stato un grossissimo. Un grossissimo, grossissimo errore. Gino, mi devi perdonare. Gino, scusami Gino. Andiamo. Allora, poi ovviamente ragazzi gli enigmi. Ho capito, hai, zia. Sta a vedere che cosa devo fare perché non è che. Ah, ok, perfetto. Coi piedini, vai Gino, vai. Bravo Gino, spingi Gino. Opla. Opla. E opla, zitta Six, non mi mette nervosa. Sto per arrivare dall'altra parte. Ecco qua. Ah, ecco fatto. Allora, vediamo un attimino. Prima di salire, però. Zitta Six, che fai? Ecco, guarda, mettiti là sopra, eh. Mettiti, bravissima, brava Gina. Adesso la chiamo Gina anche a lei. Stava già aspettando lì. Opla! Minchia, è arrivata anche più in alto di me, di mortacci due. Io mi devo fare scale a piedi. Va bene, arrivo, eh. Attendi, Gina. Abbi un po' di pazienza, arrivo subito. Sì, sto arrivando. Non vedi che ero un piano sotto di te? Che diamine, ho avuto pure sta sfiga. Va bene, arrivo, eh. Arrivo. Adesso che. Ah! Mazza. Tienimi, tienimi, tienimi. Benissimo, ok. Gli sforzi, ragazzi, allucinanti che fa Gina, li dovremmo fare noi, che siamo comunque maschi, dovremmo essere un pochettino più forti, no? Invece li fa tutti lei, gli sforzi peggiori. Entriamo qua dentro, vediamo cosa abbiamo. Magari c'è un segreto segretoso. Ecco l'ombra. Mi fa senso, regà, l'effetto che gli fa, ve lo posso dire. Ah, qua da dove è salita Gina, va bene.
Va bene, va bene, va bene. Andiamo, Gina, vieni. Op! Perfetto. Non cadere perché non scenderò a raccoglierti. Da bravo fratello maggiore. Fa finta di niente, fa finta di niente, Gina, come se non avessi visto niente, eh? Sto guidando io, ragazzi, eh. Usa L per sintonizzare la trasmissione. What the fuck? Che c'è? Passaparola? Questo è il corridoio che si vedeva all'inizio. Ma che cazzo succede? Cos'è stato? Una sorta di teletrasporto? Cosa è successo? Perché non è molto chiaro. Aspettate un attimo, che sta porta qualcosa, regà, mi dice. Se lanciassi la scarpa? Niente. Cioè, sembra la stessa porta di prima, voglio dire, dove siamo arrivati, ma cos'è successo con la TV? Ovviamente è mezza la monnezza, no? Mai un mazzo dei petali dei fiori, no, mai. Si capisce che non so tanto cosa dire, ragazzi, e non so tanto cosa credere. In effetti, anche perché, ovviamente, come Little Nightmares, il primo Little Nightmares, ragazzi, va tutto molto a interpretazione. Quel cappello in quella monnezza non mi piace. Cioè, va tutto molto, molto, molto ovviamente a interpretazione, ragazzi. Voi potete arrampicarvi qua. Voi potreste, con le manine e i piedini che vi ritrovate. È tutto a libera interpretazione, fondamentalmente. Comunque adesso penso di avere fin troppo pochi elementi per poter capire qualsiasi cosa, per cui non lo so. A parte che questa appunto sembrerebbe essere una città, ragazzi, un'intera città. Però dove sono finiti tutti gli abitanti? Che cazzo è successo qua, primo? E secondo, cosa cazzo devo fare? E Six, che te siete a fa? Ho capito che non so che cazzo devo fare. Ma qua dietro c'è sto buco. Vedete il buco, ragazzi, nella ringhiera? Adesso lo sto notando. Ah, ecco. Ah, ok, lo devo afferrare da qua. Mannaggia meo. Mio solito senso d'osservazione che va a farsi altamente benedire, ragazzi. Mostro riflesso immenso, la luce del Signore alle mie spalle. È una scuola. E l'occhio, che non è l'occhio di Sauron e non è nemmeno l'occhio della madre, qualcun altro di nuovo colga la citazione, ricorda estremamente l'occhio, ragazzi,
che era costantemente presente anche sulla nave. Quindi qualcosa significherà. Che fai, Six? Ti riposi? Ma chi cazzo t'ha detto di metterti a dormire? Cioè, oddio, non stava dormendo, poverina. Ok, immagino appunto che l'ingresso principale sia praticamente chiuso. Infatti, no, non si apre. E era chiarissimo, ragazzi, che bisogna appendersi a questo lenzuolo, che è stato invece di regola utilizzato per scappare. Per cui non capisco perché noi dovremmo voler entrare in questo posto che ricorda moltissimo un qualche antro infernale. Niente da fa, non... A noi non ci frega, raga. Va bene. Allora, signori, abbiamo raggiunto, credo, più o meno la mezz'oretta per questo episodio. Come avevo detto, appunto, non credo che li farò durare tantissimo, ragazzi, proprio onde evitare che la serie duri troppo poco. Continuo ad essere piacevolmente sorpresa da questo gioco, ma ancora non posso dire tantissimo perché ho visto veramente ancora molto poco. Ma sono sicurissima che questo gioco non mi deluderà. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!